Osservando con cura, forse sì, non è stata la migliore delle scelte mettermi una maglietta azzurra con un fondale tutto azzurro, ma chi se ne frega di questo? Sapete qual è stato il vero crimine di Kishimoto nelle fasi finali della sua opera? È l'aver dilatato la narrazione durante la guerra, facendo arrivare i propri fan al finale della storia stanchi e stufi. Perché se lo scontro finale tra Naruto e Sasuke è stato bistrattato dai più, non lo si deve allo scontro stesso, ma all'essere stufi degli ultimi anni di plot twist beceri e poco coinvolgenti. E questa è la vera verità verissima, ragazzuoli cari, perché in realtà sì, per quanto questo finale sia stato molto bistrattato, in realtà lo scontro tra Naruto e Sasuke dal punto di vista tematico soprattutto è molto interessante, seppur appunto molto anche bistrattato. Il combattimento tra questi due personaggi va a chiudere definitivamente la storia del manga, ponendo l'accento sulle tematiche di fondo dell'intera serie. E piccolo inciso, a questo giro tra manga e anime ci sono molte differenze, ma per assurdo reputo sempre a questo giro superiore la messa in scena nell'anime. Quindi sì, per una volta vi dirò che, parlando di Naruto, questo scontro, sia quello finale tra Naruto e Sasuke, è molto meglio realizzato nell'adattamento animato. Pensate come siamo messi oggi, eh? Il regista dello scontro dell'anime prende le scene clou del manga e le leva giocando tantissimo con viaggi introspettivi al limite di quello che potremmo definire una sorta di viaggio onirico, perché ci sono continui cambi che mostrano i due avversari nelle varie fasi delle proprie vite. Prima bambini all'accademia, poi Genin, come durante lo scontro, il primo scontro alla Valle dell'Epilogo, e infine nel presente. E io vi dico, pura poesia quella messa in scena, è veramente, veramente bella. Nel manga queste dinamiche non si vedono, e questo perché Kishimoto doveva chiudere il volume 72 e aveva poche tavole a disposizione. E caro Kishi, è normale che accada questo su Shonen Jump quando il tuo manga ormai è alle battute finali, ha un gradimento sotto zero, e agli editori non ne frega più niente se non di tagliare tutto e avviare sta cavolo di conclusione finale finalissima, quindi. E che ti aspettavi? Lo scontro nel manga non brillava per originalità. Per certi versi potremmo dire che Kishimoto è voluto andare sul sicuro, con un ritmo funzionale. Non vuole innovare, ecco, quindi non alza l'asticella dal punto di vista stilistico. E questo suo voler essere un semplice mestierante viene invece elevato nella messa in scena dell'anime, per l'appunto. Anzi, probabilmente dal punto di vista dell'estro narrativo, Kishimoto raggiunge il suo apice nello scontro tra Naruto e Pain. Quello sì che ha un sacco di elementi carini di sceneggiatura. Ma sto divagando come sempre, scusate, è che proprio mi prende un sacco parlare di sceneggiatura. Una delle mie scene preferite in assoluto di questo scontro è il ricordo che entrambi hanno, dove si rivedono bambini di fianco a quello che pare essere una sorta di fiume. Ruscello? Mai capito. Comunque è praticamente la scena dove ci sono i due piccolini, quindi c'è Sasuke che guarda con questo sguardo vuoto e vacuo il ruscello, fiumiciattolo, c'è Naruto che invece passeggia sulla parte sopraelevata, che credo si chiami argine, non lo so, non sono esperto di fiumi, e lo vede, entrambi si vedono. Entrambi si riconoscono nell'altro in quanto soli, ma sono entrambi immaturi, quindi Naruto non ha il coraggio di andare giù da Sasuke e quindi prosegue a camminare, mentre Sasuke non va da Naruto, ma rimane lì seduto a guardare il vuoto come stava facendo. E in quello entrano in scena i due, diciamo, protagonisti da adulti, un po' più maturi, che ricordano questa scena e lì c'è questa contrapposizione molto molto bella a livello tematico perché c'è Naruto che va dal baby Sasuke e si mette vicino a lui. E questo ti fa capire che Naruto, nel suo viaggio di maturazione e di crescita, ha avuto e sviluppato questo coraggio, questa empatia, e quindi adesso è pronto per stare al fianco di Sasuke. Mentre Sasuke, vedendo il piccolo Naruto andarsene, non gli va vicino, non lo segue, rimane lì, da solo, isolato, a rimarcare il fatto che vuole creare questo distacco dalle persone a lui care. Ed è proprio bella questa contrapposizione ideologica anche in quello stesso ricordo. Proprio bella come scena, mi è piaciuta sempre un sacco per la simbologia alla base. Essenzialmente, sì, sto fangorlando tantissimo, non rompete.
Lucica vede il mondo ninja come un posto di colmo di tristezza e ingiustizia e pensa di essere l'unico sufficientemente forte e sufficientemente maturo per farsi carico di tutta quella sofferenza. Vuole essere in prima persona il correttivo del mondo, un po' come Light Yagami in Death Note, se vogliamo. Però in questo modo cinico e disilluso di vedere il mondo che lo circonda, Sasuke non coglie la basilare consapevolezza che non può essere di aiuto per nessuno se non si lascia aiutare lui in prima persona. Non puoi fare nulla per gli altri se tu in primis sei rotto dentro, ed è qui che per l'appunto interviene Naruto. Tornando quindi all'effettivo scambio di mazzate uga uga tra Naruto e Sasuke, come sempre, quando si parla di un'opera di Kishimoto, c'è una componente verbale e una componente fisica. E in entrambi i versanti i due personaggi sono sempre posti dall'autore agli antipodi. Sasuke combatte in maniera tecnica perché possiede una quantità di chakra inferiore e quindi deve risparmiare le energie. E questo lo porta quindi a sviluppare uno stile agile e scattante, che serve appunto a compiere il minor numero di movimenti possibili, massimizzandone l'efficacia. Naruto invece è aggressivo e spericolato, indubbiamente più forte fisicamente ma molto più grezzo nella tecnica. Piccolo fun fact, il mio stile di combattimento sul ring è molto simile per certi versi a quello di Sasuke, ma siccome sono un figlio degli anni 90 e sono stato ampiamente, influenzato di tutti i battle shonen che ho letto, per spiazzare il mio avversario al tempo switchavo da uno stile all'altro, anche per memare divertirsi. Sono sempre stato un trollone nella mia vita, quindi switchavo da uno stile più alla Sasuke e passavo uno più alla Naruto, per spiazzare appunto l'avversario. E questo ve lo sto dicendo non perché sia rilevante ai fini della comprensione del video, ma semplicemente perché avevo voglia di dirvi quanto un'opera come anche Naruto abbia influenzato in un modo alquanto strano la mia vita. Ditemi che non solo il solo, vi prego. Ma vabbè, sto ancora divagando come sempre. Torniamo al discorso iniziale. Sia nel manga che nell'anime, ogni colpo che i due ragazzi si scambiano viene enfatizzato dalle linee, sia cinetiche che di contorno. La scelta secondo me è funzionale e aiuta l'immersione e la comprensione della potenza che i due avversari stanno mettendo nei propri colpi. E questo per quanto riguardava la componente più fisica, mentre la componente tematica, quella appunto più verbosa se vogliamo, invece è un voler citare il loro primo scontro nella valle dell'epilogo, ma rompendone e ribaltandone gli schemi. Durante lo scontro tra Susano e modalità Cercoterio, spero di non aver sbagliato il nome delle due modalità, le statue di Madara e di Hashirama vengono distrutte a simboleggiare la caduta del vecchio sistema, per l'appunto. Quello sbagliato, quello corrotto, quello che aveva impedito a due amici di comprendersi e restare l'uno al fianco dell'altro. Naruto e Sasuke quindi vanno a spezzare le catene che andavano a legare tutte le varie reincarnazioni di Indra e di Ashura, perché per l'appunto vanno a devastare le statue di Madara e di Hashirama, quindi vanno un po' anche se vogliamo a rompere quello che era il loro legame di amicizia, di rivalità, di inimicizia, di astio, tutte le emozioni, sentimenti che univano questi due personaggi e che erano un lascito, del destino delle varie reincarnazioni. Perché Kishimoto vuole proprio farci capire che la sua opera ha come tema portante quello delle scelte. Infatti sta alla scelta e al libero arbitrio dei due protagonisti decidere il proprio destino. Non si rifaranno sicuramente a quelle che erano le regole delle reincarnazioni. E questo lo dice chiaramente il saggio delle sei vie, perché sta a loro decidere come proseguire la propria storia. Non sono influenzati da nessun potere ancestrale o dai desideri dei due fratelli originali. Hanno la libertà di decidere per se stessi e molto semplicemente Hagoromo vuole credere nelle nuove generazioni. E qui mi riallaccio alla classica critica che riceve tendenzialmente questo scontro nello specifico. Sasuke usa un sacco di tecniche interessanti, mentre Naruto usa solo versioni diverse del suo Rasengan. E ora, dal punto di vista della spettacolarità visiva, è chiaro, Naruto è meno interessante da vedere combattere perché non fa mix di tecniche elementali come il suo avversario. Ma non è questo il punto. Lo diceva anche Jiraiya nel suo scontro con Orochimaru nella prima parte della storia. Non importa il numero di tecniche che si padroneggiano, è importante la fibra morale che si infonde nelle tecniche che si conoscono. Tra l'altro è proprio bello, anche se concettualmente assurdo,
che questa critica del fandom sia la stessa critica che l'Uchiha muove a Uzumaki. Gli dice che usa la tecnica della moltiplicazione per potersi circondare di altre entità e colmare quindi la propria solitudine. Secondo Sasuke, il Kagebushin è il simbolo della debolezza del suo avversario, ma proprio come Sasuke, neanche il fandom ha compreso realmente la simbologia di quella tecnica. Moltiplicare il proprio corpo significa poter essere in più posti diversi per aiutare più persone possibili. E la guerra ninja, con Naruto che arriva con i propri cloni nei vari campi di battaglia, dimostra esattamente questo. La moltiplicazione del corpo serve a proteggere tutti, serve a mettere tutti quanti in comunicazione, serve quindi a unire. E qui la lotta prosegue sul piano ideologico, con le due visioni di pace e di prosperità che continuano a cozzare e a scontrarsi tra di loro. Kishimoto vuole veicolare un messaggio propositivo, buonista per certi versi, ma molto potente. Solo mettendo da parte le differenze, solo mettendo da parte le paure del diverso, solo mettendo da parte l'egoismo, potremo arrivare a una cooperazione pacifica e sincera. Questo messaggio non è pensato per i personaggi dell'opera, ma travalica le pagine della serie e arriva dritta a noi lettori, la nuova generazione che dovrà prendere in mano il lascito di quelle precedenti e guidare il mondo verso un futuro migliore. Almeno questo è quello che crede Kishimoto, e secondo me lo si evince da ogni sua intervista. Sasuke e Naruto rimangono stremati senza forze, distesi a terra sopra le macerie dei corpi di pietra di Madara e di Hashirama, e la poesia dell'autore li colloca proprio sopra le dita incrociate dei due amici rivali di sempre, quelle dita che nell'estate indicavano i jutsu e quindi il conflitto, ma che da rotte assumono la forma del saluto pacifico da shinobi. E il tutto si chiude con un bellissimo monologo di Sasuke, e voglio proprio prendere e leggervi la parte finale di questo monologo. Pur di fermarmi, hai perso un braccio. La tua amicizia è stata la mia salvezza. Eravamo due mocciosi che bisticciavano, ma ora riusciamo a soffrire l'uno per l'altro. E dopo aver girato il mondo, penso che questa sensibilità sia importante anche per un fine più grande. Ma non tutti possono fare ciò che hai fatto. Sicuramente non sarà facile, come non l'è stato per noi due, soprattutto se si tratta di un fine più grande. Ma io mi auguro che un giorno questa sensibilità diventi universale, e noi ninja dobbiamo continuare a resistere fino a quel momento. Credo sia proprio questo il compito affidatoci. È stato proprio bello rileggere questo volume 72 e vedere come, comunque, pur a distanza di anni, riesce sempre a emozionarmi. Apprezzatissima quindi la proposta dell'argomento di oggi fatta dall'abbonato al canale, che approfitto nuovamente per ringraziare del supporto al mio progetto. Ma anche per oggi l'analisi giunge alla sua conclusione. Come sempre nell'info box trovate tutti i link utili per contattarmi, per seguirmi o per supportarmi. E se siete arrivati fino a questo punto del video, scrivete nei commenti hashtag Ravanello. Come sempre fate i bravi, mangiate le verdure e noi ci vediamo al prossimo appuntamento settimanale. Bella a tutti!